Daniele, parere su Blue Lock, mi gasa come una iena, Dio. Mi godo ogni volta che tirano quel c***o di pallone e fanno quelle facce, è bellissimo. Chi è il tuo personaggio preferito? Non l'hai visto. Io ti ho chiesto chi è il tuo personaggio preferito. Ok, ma non l'hai visto, quindi Ma anche se dammi te lo anche una dico. prefazione del personaggio, Sì, una prefazione, una scheda di no? punteggi. Vuoi quanto hanno in attacco in robustezza? Se puoi. Mi piace il dribbler e anche l'arancione, quello che tira fortissimo. Non mi ricordo i A nomi. Il me piace un sacco il portiere. portiere, Sì. come mai? Non l'hai visto, Mi piace. ribadiamo però comunque, ti Ho visto piace le il prime tre. portiere? Ho visto le Le prime prime tre. Ho tre. visto Sì. le prime tre. La cosa del portiere che mi piace è che, a differenza di quella merda di Ollie e Benji, che io ho sempre odiato, che schifo. Non le para tutte quante. Anzi, perde un botto. Non ne ha parata quasi nessuna. Anzi, nelle prime tre puntate non ne ha proprio mai parata una. Perde un botto, infatti, come ho appena detto. E questa cosa mi piace perché mi fa rimanere con i piedi per terra. Ah, un esempio. Guardiamo il peggio per sentirci meglio, Naruto mi aveva preso all'inizio per no? Quindi tu ti questo. guardi i video degli africani che sono senza acqua e dici: oh sì, cazzo, No, mi idrato ora! no, no, mi fa immedesimare. Io non vorrei mai immedesimarmi in un africano senza acqua. Però immedesimarmi in Benji, che le parava tutte, non aveva senso, è surreale. Io non ci credo, quindi non sento connessione fra me e Benji. Ma fra me e Alessandro ha donato Kimonor. 2 euro. Marco, ci spieghi la trama di Blue Lock? Allora, il Giappone è finito ai mondiali, come succedeva anche in Ollie e Benji. Solamente che l'allenatore della squadra di Blue Lock, cioè Kimono Nagara, ha deciso di puntare tutto sul marketing, quindi sulla sponsorizzazione, no? Purtroppo però i ragazzini, non sapendo giocare molto a calcio, hanno detto: ma allenatore, che non ci hai allenato, allora che ti chiami allenatore a fare? A che serve la pubblicità se poi non sappiamo tirare? Lui però è un alcolista, non li ascolta, fa fanculo. Allora, proprio come accadde a Harry Potter, che c'era la sala delle necessità, di ricordo che si sono allenati perché c'era quella farabutta e non voleva allenarli. Loro si sono affittati un campetto picciando tutti dei soldi. E D'accordo. adesso la trama è che loro si stanno allenando, perché ogni partita devono vincere. E la cosa bella che io aspetto è che adesso l'allenatore, ogni volta che loro stanno vincendo tutto, ogni volta che vincono, l'allenatore fa: sì, è merito mio. Ovviamente loro si incazzano perché sanno che non è merito suo. E non sanno. Ed è questa la cosa bella di Blue Lock, però, che il villain è l'allenatore, quindi anche il benefattore, fra virgolette, comunque sulla carta. E questa cosa il pubblico, la gente, i loro amici non la sanno, la sanno solamente loro, i protagonisti di Blue Lock. E io vorrò proprio vedere come andrà a finire l'ultima puntata, quando secondo me qualcuno lo dirà: porco Dio, non è merito tuo, è merito nostro. Perché nel pallone non è solamente un bla bla bla, è tira quella palla 100 volte di fila e forse il tiro numero 101 farà gol. Questa è la trama di Blue Lock. Siamo sicuri? Siamo Certo. sicuri al 100%? Sì. Ragazzi, Ma tu vedi che qualcuno. storia? È bella, bella, bella. Goathead ha donato 2 euro. Caspita, è assurdo. Già, sembra praticamente fittizio tutto quello che ha detto, da quanto è assurdo. Invece, non è fantasia. Vabbè, No. ma è incredibile, vado a vederlo ora. Eh sì. Non affezionarti tanto a Migalla. Migalla? Chi è? La tifosa di colore. Di colore. Perché poi loro, mentre si stanno. Perché le Lei suddividono in etnie, no? Nelle tifoserie c'è è. No, no, una. lei è di colore, è Ah, nera. ok. È africana. Abbiamo Lei è capito. innamorata del protagonista, Kishida. Kishida. Lei va all'allenamento, lui dice sempre: non venire, non venire all'allenamento. E lei: dai, che vengo. Lei è venuta e lui un giorno ha fatto una rovesciata fuori di testa. L'ha beccata qua e lei ora è nell'ospedale e può solamente aprire gli occhi e chiuderli. E davanti gli hanno messo il televisore. Tipo, l'ultima volta lui ha fatto un gol nell'ultima puntata. Lei, il termometro là del cuore ha fatto Il pip, termometro del cuore. pip, 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 e gli esce sulla lacrima. Bellissimo momento. Merda. Sai che non ci sono arrivato a quella puntata io. Mi sa che devo ancora macinare un Come po'. diciamo noi fan di Blue Rock. Se non sei in pari, allora arriveranno i supplementari per Enrico Bellotto ha donato 2 euro. Ottimo, se no si Che ringrazia mai. dovrebbe Ah. essere. Va bene.
Senti, ma... E salviamoci dopo questo cazzo di racconto, eh. Buttiamo sti soldi, bravi, raga. Sì, salviamoci. Era un po' che non ridevo così. Uniti siete incredibili. Mi dispiace invece per te che sei totalmente disunito da tutta la tua sfera e dal tuo nucleo familiare, che sei solo come un cane e che devi stare al telefonino a guardare gli altri per trovare un po' di intrattenimento. Anch'io sono entrato così nelle mie live, e secondo me è solo deleterio per la mia immagine. Marco, grazie, sei la mia unica cosa nella vita, che tu sei una merda. Sì. Cioè, se sono l'unica cosa, allora voglio vedere le altre. Non vale assolutamente nulla. Non prendetela male, ragazzi. Stai zitto, fate ridere, ha ragione. Scusate, vabbè, scusa, croccante. Ma io non dico che non facciamo ridere. No, infatti parlavo di altro. Allora... Enrico Bellotto ha donato 5 euro. 5 euro. Monca stile Blullo. Certo. Watashi no kawa go! Strike!